Ciao a tutti amici di Playa Latina Web TV e un caro saluto a tutti gli amanti della musica e del ballo. Siamo tornati in questa bellissima rubrica che riguarda la musica, una musica un po' particolare, il liscio. E abbiamo qui con noi sempre i due graditissimi ospiti, parlo di Raul e Mirko Casadei. E passiamo ad un'altra grandissima canzone, Raul. So che farai un bellissimo sorriso. Io ti dico soltanto il titolo, poi tu vai avanti, mi dici il resto. Io ti dico Ciao Mare. Ciao Mare è stata la tappa principale della mia vita, cioè l'inizio di una storia abbastanza gloriosa, direi. Io andavo a Milano, mi ricordo, per farvi capire cosa è successo, Ciao Mare. Andavo a Milano con paura, andavo in treno, vedevo questa città del fumo, del cemento, questa città triste allora. Adesso è più solare, più allegra a Milano. E sono sceso dalla stazione, andavo sul marciapiede e camminavo a piedi verso la location della casa discografica, quasi timoroso addirittura di prendere un taxi perché mi faceva un po' paura Milano così. Poi invece camminando sul marciapiede si avvicina una signora e mi fa: ma lei è Casadei? Si rivolge a un uomo: ma quella è Casadei, ma è Casadei, è Casadei, ciao Mari, è Casadei. Mi sono trovato circondato da un bel gruppotto di persone e lì mi sono emozionato veramente, là in quella Milano fredda, in quella Milano della nebbia, sentire che si accendeva un fuoco così nei miei confronti, insomma, mi è piaciuto. Poi un'altra cosa voglio raccontare anche per farvi capire cos'è stato il senso del successo quando l'ho avuto. Quando è uscito il disco Ciao Mare, che ho venduto una valanga di LP, pensate che allora si vendevano soli 45 giri, e io ero in una casa discografica che aveva dei concorrenti fortissimi, tipo Fabrizio De André, gli Alunni del Sole, gente così, e loro vendevano i 45 giri. Io ho cominciato a vendere i 33 giri, le cassette, mi sono emozionato. Poi allora mi divertivo quando andavo su un piazzale in qualunque città d'Italia a spiare dentro le macchine, perché tutti avevano messo sul mangianastri, no? E i dischi, le cassette, allora non esistevi il contenitore, li appoggiavano lì sul parabrezza. Io in ogni macchina ci trovavo una, due, tre delle mie cassette e lì veramente ho capito cos'era il successo e l'evoluzione dello spettacolo e di comunicare con la gente. Mirko, il tuo rapporto con questa canzone, Ciao Mare. Nel mio primo disco ho voluto fare un esperimento musicale e prendere un grande successo di Raul. Ciao, 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 ciao Mare, e trasformarlo in un ballo di gruppo, cambiandogli le parole, cambiandogli il ritmo e trasformandolo in una versione più da festa. E devo dire che è stato un esperimento ben riuscito, perché alla gente è piaciuto, soprattutto alle nuove generazioni. Anche questo è un modo così per portare la tradizione anche alle nuove generazioni. Oggi i giovani non si divertono più come un tempo, vanno in discoteca, in ambienti sicuramente un po' cupi. Noi invece abbiamo un sorriso sulle labbra e vogliamo far divertire la gente in maniera genuina. Allora, siamo giunti quasi a chiusura, vi chiedo l'ultima canzone a tutti e due, che è una canzone che è rimasta particolarmente nel cuore di molti, compreso nel mio. Io quando la sento provo davvero forti emozioni, e vi chiedo assieme Romagna Capitale. Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina, Romagna passioneda, che vuol dire appassionata, ti specchi nel tuo mar, Romagna capitale, Romagna superstar. Romagna capitale è una poesia bellissima, ho avuto il piacere di scriverla assieme a Raul e sul palco la dedico tutte le sere a un grande, un personaggio di Romagna, il grande Marco Pantani, e la gente si commuove, si emoziona, questo perché la Romagna è forte come i suoi personaggi. E ringrazio davvero di cuore questi due grandissimi personaggi che ci hanno regalato una parte della loro vita affinché entrassimo di più nel loro mondo, nella loro passione, nella loro musica. Io auguro davvero a Mirko Casadei Band un futuro radiosissimo, che riesca a portare avanti sempre questa musica che nasce dalla nostra tradizione, ed auguro a Raul di poter essere davvero soddisfatto per tutto quello che Mirko seminerà e raccoglierete insieme. Grazie per essere
stati davvero qui con noi in queste bellissime puntate assieme e speriamo di rivederci presto per delle nuove domande da porvi. Vi invito ad andare a vedere altre due bellissime loro canzoni che fanno parte del repertorio ormai storico di questa band orchestra. Invito tutti i nostri ascoltatori, amanti della musica e del ballo, di seguire questa band in tour per l'Italia per andarsi a godere una serata davvero di sano divertimento, musica e ballo. Grazie e buon liscio a tutti. L'orchestra Casadei originale è una, la mia. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. E viva la Romagna!